Ciao ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata della Scuola TV. Siamo qui in compagnia con Gianluca D'Aloisio. Buon pomeriggio a tutti ragazzi, bentornati per questa nuova stagione su scuola.net. Dani, se siamo insieme cosa vuol dire? Vuol dire che c'è un grande ospite, soprattutto tu sei emozionato perché è un ospite primo livello, perché lo abbiamo strappato dal Consiglio dei Ministri che ci sarà alle 18.30. Lui è il primo ministro, professor Giuseppe Conte. Benvenuto. Buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito. Benvenuto presidente, citando diciamo un film. Prima di tutto come sta? Diamoci del tu, sai che diventa più colloquiale questo. Guarda, che emozione, tu te lo saresti mai creduto un giorno di poter dare del tu al presidente del Consiglio? Giuseppe, grazie. Succede anche questo. Bene. Tutto bene, un ovviamente po' stanco. Molto impegnato, questa notte abbiamo fatto molto tardi, c'è stata una riunione perché oggi approviamo la NADEF, che sarebbe, lo diciamo a tutti gli studenti che ci ascoltano, è il primo documento ufficiale di programmazione economica, quindi iniziamo a scrivere un po' le cifre, anche se non i dettagli della politica economica. Possiamo dire che è uno degli esami più importanti del governo, diciamo il primo scoglio di prova. La legge di bilancio, senz'altro sì, nella legge di bilancio noi scriviamo e programmiamo appunto quella che sarà le iniziative in campo economico, in campo sociale, le varie misure, i vari provvedimenti, è lì tutta la programmazione, la concentriamo. Quindi, come dire, un po' come uno studente universitario che fa nottata prima dell'esame, questo un po' le è successo a lei e alla squadra anzi a te e alla squadra di governo, quindi ci sono molte somiglianze oggi tra gli studenti che ci seguono. E così, però non ho studiato da solo, abbiamo fatto un lavoro di squadra. Quindi, come viene anche ricordato dal nostro diario. Poi, come dire, ricordo a tutti i ragazzi che ci stanno seguendo, connessi certo. Su Facebook, su YouTube, su scuola.net, sui nostri portali partner, ANSA, DigiCom, Huffington Post, Fanpage e chi più ne ha più ne metta, che noi siamo in diretta. Il mondo intero, siamo in diretta, tra poco appunto ci sarà il Consiglio dei Ministri, quindi un po' come prima dell'interrogazione, Giuseppe, insomma il Presidente del Consiglio, invece di stare a ripassare si mette qui a parlare con noi, quindi fateci domande, noi risponderemo, molte le abbiamo già selezionate prima, però cercheremo anche di rispondere a quelle che arrivano in diretta. Però Dani, scusa, la prima domanda vorrei fare io è, ci può dare qualche anticipazione su questo Consiglio dei Ministri 18, cosa succederà? Uno una spoiler. Notizia, uno spoiler in anteprima. Beh, scriveremo il numero del rapporto deficit-PIL, quindi il numerino che interessa tanto i giornalisti e anche il grande pubblico. Ma che vuol dire? Cioè, un ragazzo che magari non è esperto di macroeconomia, certo. Deficit-PIL, come lo spiegherebbe? No, allora, come lo spiegheresti? Il deficit-PIL in pratica è quel numero, io non lo posso anticipare, che ci consente di dire noi spenderemo questa cifra, vogliamo fare una manovra espansiva rispetto al passato perché vogliamo contrastare le politiche di austerità. Quindi sarà un numerino un po' alto, lo preannuncio ma non do indicazioni. Sopra il 2, sotto? Non si può dire. Sopra il 2. Okay. Sopra il 2, però fermiamoci qui, non posso anticipare. Ok, però arrivati a 7,5 ci fermiamo. Ok, quindi non arriveremo a 7,5, lo possiamo dire. Fermiamoci qui, vi prego. Ok, non sbanchiamo, insomma, a meno che non esca la matta. Ok. Quindi è un numero sicuramente molto, molto importante per quanto riguarda la manovra appunto, e vogliamo di assolutamente anticipare quello che è la società che vogliamo, certo. L'Italia che vogliamo. Quindi vogliamo già anticipare la svolta verde, Green New Deal, avete sentito già? E infatti già? Ne parleremo molto di questo aspetto. All'evasione, vogliamo dare la possibilità anche di modernizzare il paese, la digitalizzazione, promuovere maggiormente gli investimenti, sbloccare gli investimenti, insomma stiamo programmando tante cose. Intanto sicuramente è un'ottima notizia, ma avete su questi temi, sicuramente intanto è importante sapere che si vuole investire su questi temi, avete già anche dei dettagli sugli specifici provvedimenti o è ancora presto per parlarne? Non li scriviamo qui, ovviamente, qui indichiamo solo gli aggregati economici, certo. Quindi i numeri complessivi, però sicuramente dovendo scrivere un numero complessivo vuol dire che ripartiamo le risorse, abbiamo già un progetto. Presidente, però io farei un attimo un passo indietro, perché tanti ragazzi e tanti italiani sono andati in ferie che c'era un governo, adesso invece ce n'è un nuovo governo, cioè. E se lei dovesse spiegare a suo figlio che ha 12 anni, cosa è successo quest'estate? Oppure come gliel'ha spiegato? O come gliel'ha spiegata a suo figlio? Cosa gli direbbe? O cosa gli ha detto? Beh, non gliel'ho spiegato perché lui in realtà era dispiaciuto di come era andata la cosa, quindi ha solidarizzato molto col papà. Ha pensato che il papà fosse stato offeso, fosse stato eccetera, io gli ho detto ma non ti preoccupare, però era felicissimo che il papà ritornava alla vita normale
E quindi siamo stati alcuni giorni in cui eravamo veramente felici, nel senso che io felice di veder lui, dispiaciuto un po' per il fatto ovviamente che si era conclusa l'esperienza di governo in cui avevo riposto anche molto impegno, impegno da tutti i punti di vista, fisico, energie mentali, morali, eccetera. Però ecco, c'era la prospettiva di riconquistare la dimensione di vita normale. E questo è durato qualche giorno, quindi ci siamo un attimo rilassati, dopo un po' si è completamente ribaltato, eccetera, il telefonino è iniziato a squillare, si è scatenato l'universo mondo e lui ha iniziato invece una preoccupazione forte. Papà, ma come? Stavamo appena tornati in Era appena tornato. Quindi è stato un po' in crisi, gli ho spiegato, papà, guarda, ti capisco perfettamente, ma non avrei mai immaginato... Però capisci, gli ho dovuto spiegare insomma, che c'era questo nuovo appello, questo nuovo invito e sottrarsi nell'interesse anche suo personale insomma, di poter fare qualcosa di importante per il paese era un po' difficile sottrarsi. Ha sofferto un poco. Anche perché appunto bisogna un po' sacrificare la vita personale quando si... C'è molto sacrificio per quanto riguarda la dimensione di vita personale e la dimensione di vita familiare, questo senz'altro. Quindi, quante ore il mio piccoletto è andato in sofferenza, è un po' anche tutti i rapporti personali. Però, noi abbiamo visto una cosa, lei ha dichiarato pubblicamente che invece lo ha supportato nella partecipazione allo sciopero di venerdì, insomma è stato un qualcosa, almeno così abbiamo letto. Mi ha emozionato molto perché... Come dire, per la prima volta l'ho visto grande, 12 anni, papà, ci tengo tantissimo a questo sciopero, ma davvero? Sì, papà, ci tengo tantissimo, ma guardate che non stava neppure bene, cioè ci ha tenuto, si è svegliato, si è fatto accompagnare, ha accompagnato la mamma, insomma la cosa mi ha colpito, io ho detto va bene, allora vai figliolo, vai tranquillo, sereno perché è una buona causa. Ma cosa ne pensa un po' di questo movimento? Che si è instaurato, non solo a livello italiano, ma a livello internazionale comunque. È un grande stimolo critico, ne penso tutto il bene possibile, perché ci deve richiamare tutti, risveglia le coscienze, c'è da pungolo per noi anche decisori politici, quindi io non lo vedo assolutamente negativamente, anzi, e tenete conto che già il 22 marzo, mi pare di ricordare, li ho incontrati a Palazzo Chigi, questi giovani, una delegazione italiana, li ho incontrati col Ministro dell'Ambiente e anzi abbiamo concordato che sarebbero stati coinvolti nelle politiche ambientali del governo. Quindi verranno coinvolti insomma in questo? Assolutamente, sono in contatto con il Ministro Costa, su questo ovviamente è il Ministro delegato e vengono coinvolti, quindi nel corso dell'incontro a Palazzo Chigi abbiamo già individuato qualche tema, qualche argomento su cui potrebbero essere coinvolti. È bello avere i giovani che in qualche modo partecipano, perché ho detto loro, vedete... questa attenzione al cambiamento climatico, ai cambiamenti climatici, questa attenzione per la preservazione dell'ambiente, della biodiversità, lo sviluppo sostenibile, lo dovete, questa attenzione e interessi, alimentare attraverso lo studio, perché è facile dire siamo sensibili per questo tema, poi bisogna misurarsi, bisogna studiare e ogni cosa, siamo nel campo della scuola, richiede sempre un attento studio, perché poi bisogna operare delle scelte. Ma visto che, come dici tu, è stato sicuramente una cosa molto bella questo movimento e sicuramente ad apprezzare questo impegno dei ragazzi, saresti favorevole ad abbassare diciamo il diritto di voto a 16 anni? Visto che in tanti diciamo hanno fatto questa proposta su Twitter, questo hashtag, quindi... forse è proprio una richiesta da parte dei ragazzi. Guardate, al di là della tendenza io faccio una riflessione, negli ordinamenti giuridici si fissa una certa soglia anagrafica e per una convenzione tradizionale si dice a quell'età tu hai la piena maturità psicofisica. È un fatto, quindi una convenzione, quindi abbassarla va benissimo e ritengo che oggi i nostri ragazzi a 16 anni diciamo abbiano tutta la, almeno in astratto, poi delle volte ci sono delle persone che a 50 anni non hanno ancora la piena maturità psicofisica. Bisogna fare un test probabilmente. E invece dei ragazzi a 10 anni, 9 anni, 8 anni hanno la piena maturità psicofisica. Però stiamo parlando di soglie di valutazione astratta. Secondo me abbassarla a 16 anni ci sta benissimo. In altri ordinamenti giuridici è già così. Ma questa diciamo è un'opinione personale oppure ci state proprio riflettendo? No, diciamo non è iniziata una riflessione di governo, ma la possiamo senz'altro fare, soprattutto per un'iniziativa che ritengo più opportunamente forse da promuovere in sede parlamentare. Sì, anche perché ricordiamolo, una volta si votava a 21 anni, ecco io mi ricordo. È stata abbassata. Quindi alla fine è una convenzione. Si potrebbe arrivare assolutamente una convenzione. Però diciamo c'è questa sponda
Del Presidente del Consiglio per quanto riguarda... C'è un assist, al Parlamento. E a proposito di assist e comunque di temi di grande discussione, in questi ultimi giorni si è scatenata la guerra delle girelle, cioè sul tema delle merendine, di questa tassa sulle merendine, insomma, cioè, se ne è parlato tanto. Visto che i ragazzi sono dei grandi consumatori di merendine, qualcuno ci ha scritto tutti un po'... Tutti preoccupati. Ci ha scritto un po' preoccupati. Allora, ecco, cerchiamo di fare un po' di chiarezza, visto che poi magari... No, allora, ecco, questo, si è costruito tanto attorno a questa vicenda. Questo lo posso anticipare. Nel documento che approviamo oggi, siccome qualche valutazione l'abbiamo fatta, noi abbiamo considerato di tassare le merendine. Quindi tutti tranquilli. Okay. Detto questo, però, c'è un problema di politica anche del governo, anche per quel che riguarda la corretta educazione alimentare. Quindi personalmente, senza voler introdurre meccanismi penalizzanti, però mi piacerebbe in prospettiva introdurre meccanismi incentivanti verso quelli che sono, non so, il consumo della frutta fresca, del latte, degli ingredienti della dieta mediterranea. Noi dobbiamo promuovere la dieta mediterranea, con tutto il rispetto dovremmo contrastare anche pur consolidate abitudini alimentari di vita che sono basate su junk food, su cibo certo. Spazzatura. No, infatti sì, è sicuramente una questione proprio di salute del ragazzi. Ci stanno copiando adesso. Alcune proiezioni, adesso ci sono un po' delle variazioni, alcune proiezioni dicono che i nostri bambini c'è il rischio di obesità 1 su 3, non è da trascurare. E quindi, paradossalmente, se avete notato, si è creato anche un meccanismo perverso, cioè oggi i ceti più agiati mangiano meglio e quelli più o meno abbienti mangiano peggio. Quindi noi dobbiamo, anche come governo, io avverto questa responsabilità. Ma il ministro Tremonti ha detto che se non sì, si trovano... nasce da lì, insomma, tutta questa situazione. Lui ha detto tassiamo le merendine, insomma, prima di diventare ministro, quindi un'opinione personale, certo. Tassiamo le merendine per trovare fondi per l'istruzione. Ma proprio il ministro Tremonti ha anche fatto, diciamo, una dichiarazione abbastanza impegnativa, ovvero che ha detto che se entro fine anno non si trovano delle risorse aggiuntive per la scuola e l'università, si dimette. Può stare tranquillo? No, deve stare tranquillo e sta sicuramente tranquillo conoscendolo, però ha voluto lanciare sicuramente un appello del senso, ma questo è un pilastro anche della politica del governo. Io l'ho detto anche quando ho chiesto solennemente la fiducia e ho ricevuto la fiducia alle Camere. È un governo che deve investire nella scuola, nell'istruzione, nell'università, nella ricerca. Per esempio il mio pallino è creare anche un'agenzia nazionale per la ricerca. Noi dobbiamo promuovere tutto il comparto. E sicuramente anche dobbiamo lavorare per migliorare anche il modello di apprendimento scolastico. Mi piace dire che non è più importante oggi cosa imparare, ma come imparare. Quindi dobbiamo perfezionare anche modelli di istruzione dove i giovani possono liberamente muoversi. Ormai c'è internet, no? Che è l'universo a portata di mano. Sai che noi abbiamo chiesto a 40.000 studenti di indicarci quelle che sono le priorità per la scuola del futuro. E il primo punto è proprio questo, una didattica innovativa, coinvolgente, perché loro sentono vedi. Proprio questa distanza tra un mondo super interattivo, super stimolante, super ingaggiante, che è il loro mondo dalle 14 in poi, e poi dalle 8 alle 14 si ritrovano in un mondo che è impostato secondo certo. gli stilemi degli anni 20. Dobbiamo assolutamente adeguarlo e, ripeto, internet, ma vedete com'è cambiata anche la nostra vita. Io quando ero piccolo, io adolescente, non c'era internet. Quindi ho avuto un senso quasi di costrizione, vivevo in un paesino, non vedevo l'ora di iniziare a viaggiare. Oggi tu puoi stare a casa e viaggi nel mondo. Certo, tutto nel 3D, certo. Anche se invito sempre tutti i giovani e anche mio figlio a considerare che su internet c'è di tutto, ma c'è un livellamento anche dell'informazione. Diventa difficile scoprire anche l'informazione di qualità. Dalle certo. fake news, quindi bisogna sapersi muovere. Anche investire, diciamo, su maggiori sensibilizzazioni sul tema, sicuramente, per aiutare i ragazzi. Quindi, come dire, avere anche a scuola degli insegnamenti pratici sull'uso del digitale è un qualcosa che state considerando? Ma io direi che diciamo, lo strumento digitale deve essere parte integrante nel programma didattico, negli apparecchi, negli strumenti che sono a disposizione degli alunni. Io la vedo difficile tenere fuori gli strumenti, i dispositivi elettronici. Certo, non parlo del cellulare che ci distrae,
ma parlo per esempio delle, io vedo ad esempio che in alcune scuole ormai è diffuso l'iPad, si lavora con l'iPad, credo che è uno strumento didattico essenziale oggi. E sempre su questo, sì, vorrei rimanere un attimo, perché siamo a scuola.net, quindi ci dobbiamo soffermare un po' di più, quindi sulla scuola e sull'università. Quindi abbiamo detto sicuramente non ci saranno dei tagli, ma probabilmente degli investimenti, se non ho, non taglieremo per la scuola, non taglieremo per l'università, anzi vogliamo potenziare tutto il comparto. Questa è già una bella notizia, insomma. Preannunciare che in questa prima manovra abbiamo delle risorse molto limitate, daremo già però dei segnali sul piano della ricerca, attenzione. Ecco, questo è importante. Perché ad esempio l'Agenzia Nazionale per la Ricerca, che dovrebbe fare da coordinamento con i centri universitari, con gli enti di ricerca, con tutti gli enti di eccellenza, quella la voglio già istituire, ho detto già agli altri componenti del governo che ci tengo molto che parta subito. E questo è sicuramente un passo avanti per quanto riguarda queste tematiche. Bene, questa è già una prima notizia. Invece dal punto di vista pratico, quindi è stato detto un'attenzione sulle metodologie didattiche, ci sono altri punti d'attenzione rispetto alla scuola e all'università sui quali state ragionando o è ancora troppo presto? Dobbiamo potenziare, a parte vabbè, gli asili nido, lo sapete, insomma c'è stato già un mio impegno per quanto riguarda gli asili nido e tutto il governo per consentire a tutti quanti di poter usufruire di questo servizio. E dobbiamo anche estendere il numero degli asili nido e dei nidi in generale, dei micronidi. Ma poi per quanto riguarda la scuola dobbiamo lavorare molto perché ci sono degli stanziamenti che non vengono adeguatamente sfruttati per l'edilizia scolastica. Dobbiamo migliorare l'edilizia scolastica, intervenire per rendere ancora più a protezione contro eventi sismici tutti i nostri edifici. Lì ci sono i nostri figli, dobbiamo proteggere. È fondamentale sicuramente. Assolutamente. E poi ci sono tanti progetti di investimento, c'è il problema anche di valorizzare anche sul piano economico, è un punto programmatico della nostra azione di governo, valorizzare anche sul piano economico il trattamento economico degli insegnanti. Insomma, dobbiamo avvicinarci un po' a quella media europea, ai nostri standard. Io poi sono anche un professore universitario, quindi lo posso dire. Quindi rappresenti anche la categoria, se vogliamo. Qui potrei dire entro in conflitto di interessi. Non è che voglio migliorare il mio stipendio, ma iniziamo da quelli delle scuole, sicuramente dovremmo migliorare anche il loro trattamento retributivo. Questo è vero. E poi c'è il problema dei concorsi. Il problema dei concorsi è chiaro che dobbiamo lavorare per assumere i vincitori dei concorsi 2016-2018, gli idonei del 2016, assorbire tutte quelle graduatorie, poi i precari non abilitati, lì è un altro capitolo, i neolaureati, dobbiamo anche a loro assicurare una possibilità concorsuale straordinaria, ordinaria, basata, insomma, delle opportunità, diciamo così, di assunzione basate su basi meritocratiche e dobbiamo insomma riconoscere anche il punteggio che hanno acquisito nel corso degli anni. Su questo ci stiamo lavorando. Quindi, tra poco torneremo a farci sentire su questo punto al MIUR, abbiamo avuto una riunione l'altro giorno, sono venuti sia il ministro che i sottosegretari, le sottosegretarie, abbiamo fatto una riunione sul punto per fare, è un tema molto caldo, molto vivo. E se mi permettete un altro prospettiva. Sei qui per poterlo fare, quindi se lo permettiamo alla grandissima. E un'altra prospettiva di intervento, se parliamo di insegnanti, sono anche i ragazzi con disabilità. Noi abbiamo nelle nostre scuole, credo 245.000-250.000, potrei sbagliare un poco, ragazzi con disabilità. Loro hanno bisogno di insegnanti di sostegno, un terzo degli insegnanti di sostegno sono precari, quindi questo significa che sono supplenti. Allora una persona, un ragazzo con disabilità ha bisogno, perché si creano dei rapporti affettivi, anche emotivamente coinvolgenti, di conservare il suo insegnante. Dobbiamo vedere come fare per assicurare maggiore stabilità a questi rapporti di insegnamento, ripeto, con persone con disabilità. Avere uguali appunto opportunità. Sì, io su questo sono, mi sento veramente di l'appoggiamo tantissimo. No, di appoggiarlo, perché oggi abbiamo un problema che degli insegnanti di sostegno arrivano, vengono selezionati, non sono nemmeno abilitati, ma nemmeno hanno svolto un corso sul sostegno. Ecco, ritengo che sia un dobbiamo lavorare su questo. Ma c'è attenzione al MIUR su questo, lo posso confermare. Poi pensate, noi comunque anche i supplenti paghiamo anche
durante il periodo estivo della disoccupazione, allora forse dobbiamo pensare veramente di assumerli, ovviamente sempre con un filtro meritocratico, in modo da assicurare poi continuità nel rapporto. Quindi stabilizzazione dei rapporti, però ecco, non una sanatoria, ma concorsi straordinari per dare comunque un criterio. Ci stiamo lavorando, ci stiamo lavorando. Un meccanismo meritocratico lo dobbiamo salvaguardare. Bisogna trovare. E allora abbiamo fatto un po' di domande alla nostra community dei ragazzi di scuola.net, sono arrivate migliaia di domande, quindi ne facciamo qualcosa, facciamo perché qualche poi domanda. Poi abbiamo il gran finale, poi, lo ovviamente, annuncia, sì. Lo annunciamo perché tutti i nostri ospiti poi hanno ricevuto tutta una serie di domande personali, quindi scopriremo un po' più del tuo passato da studente, un po' più dei tuoi gusti, quindi come dire, sicuramente da Bruno Vespa nessuno ti farà queste domande, però da noi sì, perché i ragazzi vogliono conoscere chi c'è dietro la figura del Presidente del Consiglio. Ci proviamo. Ma io inizierei proprio con questa domanda, che chiedono perché non si pensa di introdurre l'educazione ambientale obbligatoria nelle scuole? Io mi batterò perché avvenga questo. Io credo che oggi non si possa parlare di sviluppo sostenibile, protezione dell'ambiente, biodiversità, protezione della biodiversità. Io addirittura nel nostro programma di governo c'è un'iniziativa che deve essere evidentemente legislativa, una riforma costituzionale per introdurre questi principi, pensate, alla nostra Costituzione. Io dico sempre che la nostra Costituzione è bellissima, per buona parte va ancora attuata, però dobbiamo anche introdurre dei principi che nel momento in cui è stata elaborata, stiamo ragionando del 1947-1948, quando è entrata poi in vigore, insomma, non erano ancora pensati, e non c'era ancora questa prospettiva, questa sensibilità. E a proposito dei principi da introdurre in Costituzione, faccio un salto, tu l'hai anticipato prima quando si parlava di digitale, ad esempio introdurre il diritto alla banda larga, come magari hanno alcuni paesi. Secondo te è un tema da inserire in Costituzione oppure è un tema sul quale bisogna lavorare e basta? Lo dico da giurista, oggi io ritengo che il diritto ad accedere alle modalità infotelematiche, quindi il diritto ad internet, di accedere a internet è ovviamente un servizio adeguato, quindi tecnico, supportato con la banda larga, è un diritto di tutti. Cioè, pensateci un attimo, io l'ho visto anche con i miei genitori molto anziani. Mio padre, che era assolutamente escluso da questo mondo, a una certa età, ormai in pensione, quando l'ha scoperto, perché giustamente tutti i giorni sentiva parlare di internet, collegamenti, streaming, tutte queste cose qui, quando l'ha scoperto è diventato più giovane. È rinato. Cioè si collega a musica, video, mi segue, cosa che prima non avrebbe mai fatto. Quindi è qualcosa veramente... Quindi lasciare che qualcuno rimanga isolato fuori... Oggi quell'articolo 3, secondo comma della Costituzione, che dice la Repubblica deve garantire la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscano ai cittadini di partecipare attivamente, certo, a pieno titolo, alla vita democratica, politica, economica, sociale, culturale del Paese, quell'ostacolo, il primo ostacolo è evidentemente l'ostacolo nel caso di accesso a Internet. Noi dobbiamo assicurare a tutti l'accesso a Internet. Internet però alle volte porta anche, come dire, è uno strumento, può essere usato bene, può essere usato male. Certo. Abbiamo visto che in passato, soprattutto tra i ragazzi, in qualche modo ha aiutato, ha favorito la diffusione di una nuova forma di bullismo, che è il cyberbullismo. È un tema su cui c'è stata di recente anche una legge parlamentare. Ecco, voi come governo in questo nuovo corso, lavorerete su questo tema? A tal punto che ho già un progetto, voglio andare nelle scuole, voglio parlare io stesso per sensibilizzare gli studenti, io ovviamente non potrò girare tutte le scuole, ma farò una selezione, sì, una selezione anche geografica, un po' dappertutto, e per parlare di Costituzione, di educazione ambientale e per contrastare le pratiche del bullismo. Assolutamente, guardate che sul bullismo noi giochiamo una partita importante, questa è la cultura del rispetto. Il rispetto dell'altro. Anzi, io dico sempre a mio figlio, dico guarda che un domani ti potrai trovare tu coinvolto in un gruppo dove è facile schernire, prendere in giro qualcuno più debole, le persone più fragili. Tu lì dimostrerai il tuo valore, quando anziché stare con i forti difenderai il più debole. E questa è sicuramente una bellissima notizia, perché si vanno ad affrontare tre temi veramente molto belli e importanti, anche perché ci sono dei casi di cronaca che fanno veramente male al cuore per quanto riguarda il tema del bullismo. E io so che abbiamo un video, dovremmo avere un video che dalla regia conferme, perché abbiamo vedi
Ci hanno recuperato a tempo di record un video, perché insomma sappiamo che sulla sua pagina Facebook ci dovrebbe essere del materiale, quindi diamo. Vediamo. Ci sono cose da fare. Ci sono cose da fare ogni giorno. Aprire gli occhi, fare colazione, andare a scuola e impegnarsi durante tutta la giornata. Ci sono cose da far di notte, il bacio della buonanotte, prima di addormentarsi, e poi sognare, sognare e ancora sognare. Ci sono cose da non fare mai, né a casa, né a scuola, né in villa, né al catechismo. Per esempio il bullismo. Brava. Grazie. E questo è il libro di poesie di Clara. Eccoci. L'altro ieri appunto a Celle Messapiche, giusto? Era video. In provincia di Brindisi, Celle Messapiche, c'è stata una manifestazione in piazza, e poi tra le persone che ho salutato c'era questa amica, questa Carla, Clara, che mi ha fatto omaggio, mi aspettava lì, io me ne ero accorto perché mi hanno fermato tante persone dopo e poi mi hanno detto c'è una ragazza che la vorrebbe conoscere, presidente, mi sono fermato e mi ha fatto omaggio di questo suo libro di poesie e io l'ho aperto così, ma l'ho sfogliato al volo, ho subito individuato questa poesia sul bullismo e l'ho voluta leggere in diretta perché ho visto subito che era una bella poesia. Comunque per questo suo tour noi siamo dalla sua parte, sì, ovviamente, qualsiasi supporto allora, che possiamo dare. Se no mi accompagnate dare... anche voi. Molto volentieri. Non so se addirittura potete rimandare anche riprendere. Ma certo, possiamo... sono dei temi Sarebbe bello perché è chiaro che diciamo al di là della singola scuola possiamo poi moltiplicare anche l'effetto. Assolutamente arrivare più ragazzi possibile perché è un tema delicatissimo e noi lo facciamo su tanti noi temi, fare questa cosa. Ci piacerebbe impegnarci con lei e con te. Prendiamo il suo assist, prendiamo il tuo assist. No, e vi dirò che poi tra l'altro veramente la scuola è la radice dove noi insieme alle famiglie ovviamente dove si alimenta la cultura del rispetto delle persone. Certo. Perché se ci fate caso, innanzitutto è il rispetto nei confronti dell'insegnante. Insegnante delle volte, ovviamente ci sono passati tutti, no? Le volte l'insegnante mette il cattivo voto, le volte l'insegnante si è stanchi e si è distratti. Ecco, rispettare sempre gli insegnanti, prima cosa. Poi rispettarsi tra noi, tra studenti, i compagni, eccetera. E poi io aggiungo un'altra cosa adesso, che non deve dispiacere gli insegnanti. Anche gli insegnanti devono rispettare gli alunni. Perché gli insegnanti sono persone come noi, io sono stato anche all'università, un contesto un po' diverso rispetto a quello della scuola, ma l'insegnante è una persona come tutti, certo. Può capitare il giorno con la luna storta, come si vuol dire, può capitare anche l'affaticamento, la stanchezza, l'esasperazione delle volte, però ecco, anche l'insegnante deve sempre tenere presente che ha di fronte delle persone e rispettare gli alunni. Ecco, io questo veramente ti ringrazio per questo, perché ecco, ritengo sia molto importante oggi per rivalutare questa relazione un lavoro bionivoco, quindi i ragazzi e le famiglie verso gli insegnanti, perché anche le famiglie a mio avviso e i genitori hanno un problema con la categoria. Una cosa che io trovo scioccante quando leggiamo quei casi di cronaca in cui i genitori si intromettono nel rapporto educativo scolastico, intervengono addirittura ad aggredire gli insegnanti. Quegli episodi di bullismo dei genitori, se dovessimo fare una gerarchia astratta, secondo me sono i più gravi. Se mai dovessimo fare una gerarchia più gravi. Ah, ecco, allora, qualche domanda flash sempre da parte dei ragazzi. E poi andiamo alle domande piccanti. Voglio sapere che prof era, come ti ricordano i tuoi studenti? Pensaci però. Un ragazzo chiede, perché il governo non regala una borraccia riutilizzabile ad ogni studente? Perché il governo non regala? Beh, questa è una cosa molto bella, cioè sto andando in giro e trovo un po' già nelle università, certo, in alcune scuole, in alcuni uffici, il fatto di regalare una borraccia, perché questo veramente è la cosa migliore per evitare la diffusione delle plastiche. E io l'ho detto anche a Palazzo Chigi deve diventare plastic free. Ho scoperto che la burocrazia è incredibile, quindi ci sono appalti, dobbiamo adesso lavorarci, ma deve assolutamente... Si farà, quindi il governo... Allora, io voglio che chi arriva a Palazzo Chigi abbia la sua borraccia.
Ok, perfetto. Ecco, dimmi tu, Dani, dove vuoi andare, perché comunque mancano pochi minuti. Vogliamo soddisfare la curiosità dei nostri studenti, perché, come dire, da professore... Un po' di solidarietà, diciamo. Com'eri? Professore universitario terribile, uno di quelli che... Oppure eri uno apprezzato dai ragazzi, magari perché di manica larga, oppure... Severo ma giusto, come chiaramente mi autodefinisco, perché sarebbe certo più corretto chiedere ai miei studenti o ex studenti, meglio ancora. No, credo, ecco, spero che mi si riconosca, insomma, di essere stato sempre rispettoso della persona, quindi disponibile, il confronto, eccetera. Questo spero che mi sia riconosciuto. Per quanto riguarda i voti, ma diciamo che cercavo di essere nel giusto, non regalavo voti. Cioè, ho sempre detto agli studenti che non è questo che serve allo studente. Però mai penalizzare, mai cercare di fare la domanda, quella che debba mettere necessariamente. Quindi non hai mai chiesto le didascalie del libro? Non l'hai mai fatto? Lo possiamo dire. Però c'è scritto la terza parola di didascalia. No, io ho sempre detto anche questo, che è molto più importante dimostrare di avere, come dire, elaborato gli strumenti di comprensione della materia piuttosto che l'aspetto nozionistico. Senti, ma cosa ti manca di più dalla tua vita ante questa esperienza, diciamo, di premier? Tante cose, ovviamente la dimensione della libertà, ma se posso dire due cose su tutte, vai. Passeggiare in bicicletta per Roma, stupendo, bellissimo, con mio figlio, poi un divertimento assoluto, portare mio figlio al bowling. Vedi? Beh, carina sta cosa. Beh, chissà se scuola.net le farà una sorpresa ora che sappiamo cose. Vedi, non ci sono quelle cose da film americano, perché in un film americano non si sarebbe aspettato, magari, che ne so, che avessero chiuso il bullying per il presidente. E poi quello è il problema. Cioè, io potrei portare mio figlio al bullying, ma chiaramente creerei anche delle volte arreco disagio agli altri che stanno giocando sulla corsia a fianco. Quindi delle volte purtroppo questo mi pesa per il disagio che arreco anche agli altri quando mi sposto. Ma questo è interessante, perché fa capire che, diciamo, questi ruoli di, tra virgolette, potere sono anche dei ruoli di servizio e di sacrificio. Se uno lo fa con coscienza e responsabilità, sono di grande sacrificio, se posso permettermi. Allora, materia più odiata e più amata a scuola? Allora, più amata è diritto. Ho fatto, quindi io ho fatto il liceo classico, non c'era il diritto. E filosofia tra le più amate, ma anche lettere, storia. Poi umanistica. Odiata no. Posso dire, ma qui faccio una confessione che non ho mai fatto. Attenzione, in esclusiva. Allora chiedo venia a tutti i miei professori di matematica. Riportando i buoni voti in matematica, non ho mai aperto il libro di matematica. Ho fatto sempre gli esercizi al volo quando finivo. Non vuol dire che eri capace. Però qui stai solidarizzando con migliaia, milioni di studenti. Io, se ci ripenso, mi sembra così strano. Io non ho mai aperto un libro di matematica. Perché poi, evidentemente, ho avuto anche bravissimi professori. Ecco, maggior lezione. E quindi facevo gli esercizi al volo, si comprendeva in classe. Uno che memorizzavi molto in classe, quindi c'era poco studio. È molto importante. È utile prendere appunti. Vai. Ma invece, in classe, eri un tipo da primo o da ultimo banco? Se posso permettermi, da secondo banco. Okay. Un suggerimento a tutti gli studenti che ci stanno seguendo. Allora, il primo banco è troppo esposto, sono d'accordo. Troppo. L'ultimo non si segue un tubo, si rischia di rimanere tutti distratti. Il secondo banco è strategico. Via di mezzo giusta fra le prime. Siamo ancora in tempo per scegliere il banco strategico. Sì, anche io sono d'accordo con questa scelta, perché... Scusa, c'è una roba che mi fa troppo ridere. Vai. Che abbiamo inserito nelle domande. Stanno spopolando da un po' di anni queste chat di gruppo dei genitori su WhatsApp. Tu partecipi alla chat di gruppo dei genitori della classe di tuo figlio? Allora, uso poco WhatsApp, quindi cerco un po'. Adesso mio figlio ha cambiato scuola e non sono nella chat di scuola. In passato ero, seguivo un poco, leggevo per essere aggiornato, però cercavo di partecipare poco, anche perché ritengo che poi infastidire gli altri con i propri messaggi. Allora, diciamo adesso che i tuoi messaggi hanno un certo peso, come dire. Magari tutti la pensassero come te. Ma invece, senti, ci hai detto, insomma, che hai fatto il liceo classico, ma si può rivelare, se è possibile o è stato segretato, il voto di maturità? No, forse è anche pubblicato da qualche parte, 60. 60-60. E invece la notte prima degli esami te la ricordi? Sì, come sempre, insomma, io ho avuto sempre questa particolarità, questo sia per la maturità e poi all'università,
ho sempre studiato sino all'ultimo, cioè ho sempre conservato lucidità anche nell'apprendimento sino all'ultimo minuto, sì. Ho sempre cercato di valorizzare anche gli ultimi istanti. Spesso con altri compagni mi dicevano in prossimità poi dell'esame andavano in tilt, io conservavo lucidità, continuavo a studiare. Quindi non hai mai risognato il tuo esame di maturità? No, sì, ci ho ripensato, a occhi aperti, ci ho ripensato, sì. Ultimissime due domande, di cui l'ultima tu sai qual è. Okay, mi lascia me l'ultima. Ti lascio l'ultima, che è il nostro anche un test di gioventù. Io voglio chiederti, ma ti è mai capitato di copiare a scuola? Premesso che anch'io ho copiato, quindi come dire... È caduto in prescrizione, sono passati tantissimi anni. Facciamo scattare il regime di immunità. Sì. No, tendenzialmente no, però se lo posso dire, tanto... I miei compagni di banco sono dei vecchi amici, anche se non sento da molto, mi si chiedeva un lavoro di squadra. Quindi ogni tanto un lavoro di squadra si è fatto. Sino, e io dicevo, aspettate un attimo, fatemi terminare. Fatemi arrivare 60 a me e poi dopo. Quindi non era uno che metteva, sai, tutti i dizionari per non farsi copiare. No, dicevo, sì, facciamo pure questo lavoro di squadra. Ma fatemi un attimo avvantaggiare. Ma io sono curiosissimo solo della serie TV preferita e cantante preferito. Serie TV preferita? Beh, non seguo molto la TV, forse qualche puntata ultima delle serie più recenti, non so, Gomorra, sì. Visto raramente qualche puntata isolata di Montalbano, non ho tanto tempo per vedere la TV. Invece, artista? Artista, cantante, beh, qui veramente mi piace ascoltare di tutto la musica, di tutti i generi letterari. Ad esempio, mi era piaciuta tantissimo la voce di Amy Winehouse, appena ho sentito la prima volta è scattato un innamoramento per molti ragazzi quel tono di voce. Ancora hanno apprezzato. Quindi arriviamo al test di gioventù. Vado vai, io? Vai. Giuseppe, ma tu da giovane sei mai stato frienzonato? Allora, questo è un grandissimo test di gioventù. Perché? Sai cosa vuol dire frenzonato? Sì, sì, credo di sì. Sei stato frenzonato da giovane? Sì, ricordo una ragazza mi ha frenzonato, però a mia volta mi è capitato spesso di frenzonare. Per vendetta. Frenzonatore seriale. Però tanti anni fa. Bene, quindi comunque ha subito, ma si è anche vendicato. Quindi, mettiamola così. Quindi, come milioni di ragazzi, hai subito anche tu questa. E anche oggi abbiamo dato del materiale a Osho per poter fare le sue vignette. Abbiamo dato il materiale sicuramente a Blob. Quindi si domani può scatenare. si può scatenare. Osho, che ringraziamo, allora, salutiamo. Presidente, grazie mille di essere stato qui con noi. Il tempo è volato. Ovviamente siamo dalla sua parte per quanto riguarda il progetto nelle scuole, quindi la questo sostare mattino. Questo possiamo fare insieme. Ci sentiremo assolutamente. Molto volentieri. Poi insomma noi qua è come se fosse casa tua, nel senso puoi tornare. Non me ne vado più, Sì, infatti. Mi grande piacere, un grande onore. Ti invitiamo già da adesso, anche se manca molti mesi, alla notte prima degli esami, perché noi qui su scuola.net facciamo la notte prima degli esami di maturità, sì, per fare compagnia fino a mezzanotte, dalle 20 a mezzanotte, l'aspettiamo per dare qualche consiglio ai maturandi per l'esame di maturità il giorno dopo. Può essere divertente. Sì, assolutamente. Grazie. Se ce la farà saremo molto felici. Ti aspettiamo, ovviamente non per mettere ansia ai maturandi, mancano solo 9 mesi. Allora, noi facciamo l'in bocca al lupo, perché in generale nel ruolo che rivesti tu, al di là, certo, diciamo, degli orientamenti politici, è un ruolo di servizio nel paese. Se il governo vince, vince il paese. Se il governo perde, perde il paese. Quindi noi ti facciamo veramente un grande, grande in bocca al lupo. Bisogna sempre tifare per l'Italia. Grazie mille, Presidente. Viva il lupo. Viva il lupo. Sempre. Grazie a tutti. Ciao ragazzi, spegniamo diretta Instagram. Ciao. Anche. Ciao. Ciao, aspetta. Fine.